Onorevole D'Ambrosio, l'eventuale nuovo assetto governativo e quindi l'eventuale nascita di un governo giallo-rosso, quali ricadute potrebbe avere sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali? Sì, dice benissimo eventuale perché comunque è tutto ancora da vedere. Il percorso in questo momento il presidente Conte è incaricato, sta facendo le consultazioni per vedere se ci sono dei punti in comune. L'eventuale piattaforma, cioè quello che potrebbe nascere tra il Movimento 5 Stelle, il PD o chiunque ci stia, per quanto ci riguarda ha delle garanzie. In questo momento il presidente Conte, l'unico nome che avevamo posto proprio per l'interesse dei cittadini italiani. Per quanto riguarda il resto, i temi, tutto è ancora nell'eventualità perché stiamo svolgendo appunto le consultazioni, vedremo quali temi, argomenti, tematiche, importanza di argomenti per i cittadini verranno fuori e a quel punto noi, come qualunque altro partito, faremo la consultazione dei nostri iscritti. Mentre i partiti, magari il PD consulterà la propria direzione di 214 persone, noi consulteremo i nostri 30, 40, 50.000 iscritti che, così come con la Lega, decideranno se il Movimento 5 Stelle deve procedere o no in questo eventuale governo con chi ci sta su determinate tematiche che sono urgenti, visto che comunque qualcuno, in questo caso Salvini e la Lega, avevano deciso di andare all'incasso elettorale piuttosto che pensare ai cittadini italiani. Torniamo però alla politica locale. Ecco, in vista del prossimo appuntamento con le amministrative, con le regionali, un ipotetico accordo con il centro-sinistra è possibile? No, al momento non è possibile. Ci ricordiamo già degli esperimenti a livello regionale fatti da Emiliano, questi blitz dei tre pseudo-assessori nominati a loro insaputa del resto dei nostri. Quindi poi diventate assessori, ma poi ritirate le deleghe appunto perché i nostri avevano rifiutato. A livello regionale e locale, al momento non cambia assolutamente nulla. Al momento l'unica cosa, l'unica novità che i cittadini può essere che si troveranno a vedere nelle prossime elezioni amministrative saranno le eventuali liste gemelle, una sola lista gemella, perché così hanno deciso i nostri iscritti, a coloro che lo richiederanno e dove verrà fatta questa sperimentazione che accompagnerà la lista del Movimento 5 Stelle e tenuta con i criteri stringenti del Movimento 5 Stelle. Alleanze così come non c'erano a livello locale con la Lega non ci saranno col PD, perché detto in maniera concreta, per quanto ci riguarda, Lega o PD, non c'è alcuna differenza. Per noi non fanno differenza destra e sinistra, non fanno differenza i partiti, ma fanno differenza le tematiche e gli argomenti da portare avanti. Se ci saranno tematiche e argomenti da portare avanti a livello locale, con cui ci si possa unire con determinate forze politiche, ma non allearsi, una lotta contro un inceneritore, una lotta contro una discarica, una lotta contro l'inquinamento e la salute dei cittadini, a favore della salute dei cittadini, può vederci uniti tranquillamente con gli altri partiti come abbiamo sempre fatto. Ma per quanto riguarda le alleanze elettorali, non cambia assolutamente nulla. Thank you.